oggi grossa, grossa, grossa spesa, perché sono andata all'Eurospin con 79,10 euro. Ho portato a casa un mare di roba, ma veramente tanto. E più, con un euro in più, la creperia. Ho preso la creperia con solo un euro in più. Anzi, vi dirò, quasi quasi la guardo. La apriamo insieme e andiamo a vedere com'è fatta. Ecco qua. Wow, che bella! Praticamente c'è anche, eccolo, gli attrezzini di legno e la padella è antiaderente. La faccio uscire di qua. La padella è antiaderente con i suoi attrezzi. È molto bella, bella bella, mi serviva proprio. È 28 cm, è appunto la spatola Stendi Crepe e c'è la ricetta per come fare le crepe. Direi che è ok. Non vi sto a dire i prezzi perché altrimenti non finiamo più. Voi sapete che comunque all'Eurospin si compra bene, bene. Quindi ho preso speck in stick. Poi ho comprato latticino, tutta roba da frigo, adesso vi faccio vedere. Grattugiato italiano. Poi ho preso salame Milano. Ho preso qua dietro. E ho preso il prosciutto. Ancora del pollo. Poi ho preso del macinato. Vediamo se qua c'è il prezzo. 2,44 euro il macinato. Ho preso questa bracciole di lombo, 2,57 euro. Ho preso ancora della salsiccia di pollo a 2,49. Ho preso il petto di pollo che costa 3,80. Se volete poi vi faccio vedere cosa faccio col petto di pollo, perché le taglio a pezzettini, il petto di pollo, la salsiccia, faccio tipo spezzatino da mangiare con la polenta. Se vi interessa vedere come lo faccio, lasciatemi un commento sotto nell'info box. Poi prodotti da frigo, ho preso ancora dei tortellini, ho preso la mozzarella, i tortellini erano in offerta che sembra 1,79, mozzarella di bufala che è buonissima. Ho preso ancora, questo è buono, mi sembra che costa su, aspetta che guardo se trovo il conto, ok, è qui. Questo è buonissimo, questo prodotto qua, vi voglio dire che cosa costa, perché io lo mangio con, allora, piadina, tortellini, non lo trovo, ah eccolo qua, 2,59. Lo mangio con la marmellata di cipolle, è una favola. E questo mi sembra che sia la roba da frigo. Poi c'è ancora lievito di birra per fare il pane o la pizza, booster, prodotti da forno, patatine. Mi piacciono troppo. Pop-pop. Biscotti integrali. Beh, giusto per stare in forma. Ne mangio le patate. Le piadine. Costano 0,79 l'una. Ne ho presi due. Oh, ogni tanto le faccio. Poi. Gocce di cioccolato. Poi ho preso ancora crostini per le zuppe e le gallette di mais. E ancora ho preso ancora del pane, due confezioni di pane perché lo congelo, surgelati, i coni a 1,75. Poi ho preso
le tagliatelle e i funghi che le tengo sempre come scorta se arrivo tardi, e le spennette al gambero e salmone. Le ho già provate, sono molto 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 buone. Poi da frigo non dovrei avere altro. Io sto ancora continuando a mangiare le patate. Continuo con i prodotti: farina, zucchero, zucchero di canna, popcorn, non so se l'ho già detto, non ricordo, mi sa che l'ho già detto. Poi, sì, l'ho già detto i popcorn, però non li ho aperti. Latte, caffè decaffeinato, dritti piccoli di vino per cucinare, bottiglia di verdura veneto, uova. Mi ero scordata anche la candeggina, che la candeggina delicata è ottima, è veramente ottima. Poi ho preso una confezione di acqua da 12, da mezzo litro, e una confezione da 6, sempre della Blues, gasata. Continuiamo con la verdura. Quindi ho preso le patate, fagiolini, insalata, ho preso i limoni, le banane che vengono 75 centesimi al chilo, le cipolle, l'uva, poi ho preso i pomodorini e ancora ho preso i lupini. Ne ho presi 3 confezioni. I lupini vanno messi da bagno nell'acqua perché sono salati. Si cambia l'acqua, diciamo, 2-3 volte al giorno, perdono il sapore del sale, e io li adoro perché sono snack durante la giornata, al mattino, metà mattina, o un piccolo snack al pomeriggio, che tolgono la fame e non hanno calorie. Basta metterli, io prendo una confezione, la apro, la metto nell'acqua e li lascio a bagno. A volte li mangio anche subito, ma sono salati subito, sono troppo salati. Bisogna cambiare l'acqua un po' spesso e durano 2 o 3 giorni. Siamo ai prodotti di bagno, per il bagno, quindi sabbiettine struccanti, una doccia gel da uomo e l'acqua micellare per me. Non l'ho mai provata e voglio provarla. Con questo è finito. Vi ringrazio, se siete arrivati fino qua vi adoro, un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Ciao, alla prossima, ciao ciao!